Esercizio 16, spinta ad Archimede. Cilindro di legno galleggia sull'acqua immergendo per i due decimi del volume. Calcola il peso specifico del legno. Per definizione, il peso specifico di una sostanza, non di un oggetto ma di una sostanza, è il rapporto tra peso e volume. Nel nostro caso la sostanza è il legno, vuol dire che noi dobbiamo prendere un oggetto di legno, il tronco. Il rapporto tra il peso e il volume del tronco è il peso specifico del legno. Il peso specifico è una grandezza intensiva, si riferisce alla sostanza e non all'oggetto, perché se noi prendessimo un oggetto diverso, sempre però fatto dello stesso materiale, cioè di legno, per esempio un tronco metà di questo, il peso sarebbe la metà, il volume anche la metà, ma il peso specifico rimarrebbe lo stesso. Quindi il peso specifico non si riferisce all'oggetto, ma alla sostanza, al materiale che compone l'oggetto. È molto simile alla densità. Infatti il peso si calcola massa per accelerazione e gravità, ma la massa diviso volume è la densità. Quindi il peso specifico è la densità del materiale per l'accelerazione di gravità. L'unità di misura del peso specifico, essendo definito da peso diviso volume, è newton fratto metri cubi. Per calcolare il peso specifico del legno utilizzeremo questa formula, densità del legno per l'accelerazione di gravità. E la densità del legno la troviamo sapendo quant'è il volume emerso, i due decimi del volume totale, quindi l'immerso è gli 8 decimi del totale. Noi già sappiamo che il rapporto tra il volume immerso e il volume totale dell'oggetto è pari al rapporto delle densità dell'oggetto e del liquido, in questo caso del legno e dell'acqua. In poche parole, siccome la parte immersa è l'80% del volume del tronco, allora la densità del legno è l'80% della densità dell'acqua. Quindi è 800 kg al metro cubo. Andiamo a sostituire nella formula di prima e abbiamo un peso specifico di 7840 newton su metro cubo. Newton viene fuori l'unità di misura da chilogrammo per metro diviso secondo quadrato. Per confronto, il peso specifico dell'acqua è 9800 newton su metri cubi. Questo valore si ottiene sempre prendendo la densità dell'acqua e moltiplicando per 9,8 metri al secondo quadrato. 1000 per 9,8. Giustamente il peso specifico del legno è minore di quello dell'acqua, come anche la densità del legno è minore, 800 kg al metro cubo, è minore di quella dell'acqua, e perciò il legno galleggia.